del decollo, lasciando la macchina fotografica sulla superficie. Mentre l'equipaggio rientra sano e salvo, ha anche l'accompagnamento musicale. Aprile 1972. La sala di controllo ormai è un'imponente struttura dotata di un elevato know-how tecnologico. L'Apollo decolla e il volo di 3 giorni procede secondo i piani prestabiliti. Malgrado un problema iniziale col modulo di comando nel raggiungere la sua orbita circolare,